Marcello, buongiorno. Buongiorno Marco. Buongiorno. Oggi mi stupirai con un piatto che io da bambino non amavo. Non l'amavi? No. Perché? È perché non lo so perché. Adesso è un piatto che invece adoro. E sono quei piatti che effettivamente, avendo la verdura protagonista... Nel tuo orto poi... Adesso le figure, io non so. Però da bambino probabilmente c'era troppa verdura in questo piatto. Invece con gli anni si cresce, si acquisisce maturità, esperienza e conoscenza e si apprezza e come. Cosa prepariamo? Oggi facciamo le zucchine ripiene. Allora, dato che l'ultima volta abbiamo parlato di pomodori con il riso, sempre nella stagionalità dei prodotti, cosa che io ci tengo tantissimo, come tu ben sai, certo, andiamo avanti con un prodotto della nostra stagione che è la zucchina. Allora, questa è romanesca. Questa è la romanesca e questa è la verde. Però non volevamo fare differenza perché chi va a fare la spesa. Io ho la napoletana cosiddetta. La napoletana. E questa è la zucchina romanesca che esce col fiore. Sono però può succedere che o incontriamo una o l'altra. Vanno bene tutte e due. Quindi le prepariamo con tutte e due. Allora, benissimo. Partiamo dagli ingredienti. Gli ingredienti sono in questo caso del macinato di manzo, ma c'è la variante anche con misto, vitella o anche misto per manzo, vitella e maiale. Ah, c'è tipo ragù, insomma. Esatto. In questo caso però facciamo solo vitellone, quindi manzo. Però non c'è solamente carne. Qui c'è solo carne. Solo carne? Qui c'è solo carne. Allora, partiamo con la preparazione. Quindi ingredienti, macinato di manzo, del pane raffermo, uova, formaggio grattugiato e un po' di salsa e pomodoro. Possiamo dire quindi che è un'altra cucina di recupero. Assolutamente. Straordinaria, ma... Assolutamente. Allora, prendiamo le zucchine, in questo caso le andiamo a tagliare. In questo modo facciamo questi dischi. Tu le fai piccolotte? Io le faccio piccolotte. Poi, allora, o con lo scavino, che è questo qua, e quindi facciamo questo lavoro, piano piano. So c'era quell'affare che era che tiravi fuori tutto. Guarda, anche col coltello, si può fare tranquillamente, Basta che lo fate piano. Vedi, entra dentro e facciamo questo lavoro qua. Cos'è che era, che si faceva, non so se lo facevi, ma tu sei più piccolo di me. Si facevano anche i buchi sopra, sì, e si suonava il piffero. Ah, ecco qua. Non è mai uscita una nota dalla mia, però ci provavo. Era Uno la usa. Cioè, mamma ti dava una zucchina e diceva: beh, non rompere. Gioca. E gioca. Ah, guarda, i miei giochi da piccolo sono stati mestoli, padelle. Cioè, a casa mia. Guarda, ieri abbiamo sempre quello, Tony Esposito, che è diventato Tony Esposito con questi mestoli e con le padelle. Quindi. Quindi è una cosa seria anche. Una volta i social network non c'erano. Bravo. Non c'erano. Quanto mi piace sto ragazzo. C'era la televisione dei ragazzi. Il pomeriggio. Però una volta ogni tanto insomma. Vabbè, ecco. Ma non c'è probabilmente a piangere, andiamo. Pensiamo alle cose belle e piacevoli. Allora, tu nel frattempo intanto però mi hai bucato due zucchine. Sì, ti ho bucato due zucchine. Andiamo alla preparazione. Che anche, facciamolo vedere però, scusa. Non deve essere proprio. Alcune ne vedo che sono un po' troppo scavate. Ci deve restare un po' di zucchina, zucchina. Altrimenti non ha consistenza. E se no è una carne con la zucchina intorno. Invece questa è una zucchina ripiena. Allora, mi hai messo un uovo, del formaggio grattugiato a sentimento. Bravo. Quindi quello che ci avete a casa senza dover acquistare nulla in particolare. Del pane raffermo. Allora, qui l'hai ammollato con l'acqua. Sì, l'ho un po' rigenerato con l'acqua, esatto. Ma se ci metti il latte? Anche, però sai, per sempre un discorso di digeribilità è preferibile proprio non utilizzare anche il latte. Ecco, Però ci si può mettere, assolutamente. Ci si può mettere, quindi. Poi facciamo un trito di prezzemolo. In questo caso io non ci riuscirò mai a fare queste cose. Ma sì, assolutamente, un po' di manualità. Non ci riesco, è inutile che... E poi aggiungiamo anche un po' di salsa di pomodoro per renderlo morbido, per renderlo un po' più morbido. Però è obbligatorio o no? Non è obbligatorio. Sii onesto. Assolutamente non è obbligatorio. Non è obbligatorio. E andiamo e iniziamo a lavorare in questo modo. Guarda, possiamo fare anche con le mani. Posso farlo con le mani? Si può fare? Sì. Ok, lo faccio con le mani. I grandi chef fanno con le mani. Assolutamente sì. In questo modo andiamo a lavorare molto bene il composto. Deve essere amalgamato. Deve essere amalgamato. Se fosse troppo io non ho messo tanto sale, cioè proprio non ce l'ho messo perché ci ho messo più formaggio grattugiato. Che è sapido. Esatto. Senti, se fosse molto duro un filo d'olio ci va? Ci si può mettere un filo d'olio. Guarda, ha raggiunto già la consistenza perfetta. Sì, mi sembra perfetto. Ok, io mi do una lavatrice. Esatto, guarda, faccio così, al volo. E poi prendo
un sac à poche, tipo questo qua, che ormai... Un sac à poche sarebbe, insomma... Un sacchetto. Un sacchetto con un buco in un vertice dove possiamo spremere, esatto, il ripieno. Però, mo, perché tu sei un grande chef... Si può fare col cucchiaino? Oh, no, questo diciamo a casa. Assolutamente. Nel frattempo vi ricordo Replay. Vi siete persi un passaggio, volete farvi a casa vostra delle straordinarie zucchine ripiene? Guardate Replay e... Vengono perfette. Allora, inseriamo. Riempiamo queste zucchine con questa, esatto, meraviglia. In questo modo. Eccole qua, guarda. Ci deve essere sto cappelletto? Sì, sì, beh. Allora, non dovete essere rasi. No. Lasciate un po' abbondante. Sempre in abbondanza. Ma che cosa? Eccolo qua, guarda. Così in questo modo le andiamo a farcire. Che però è la parte quella più buona. È la parte un po' croccantina che rimane, esatto. La prima parte che ha conquistato i bambini era questa parte là. Ecco qua. Vabbè. Facciamo un'altra per ripieno. La scaviamo. In questa maniera sempre. Così facciamo vedere. Senti, intanto portiamoci avanti. Che forno dobbiamo preparare? Allora, il forno preriscaldato a 180 gradi. 180 gradi, che è la temperatura, diciamo. Per circa questo qua lo facciamo preriscaldare e poi vanno in forno per mezz'ora. 30 minuti, non esatto, di più. Non di più, non di più. In questo modo. E per magia, eccolo qua, tutto ad un tratto. Guarda un po' che tiriamo fuori. La zucchina ripiena di mamma di Marco, perché poi è inutile Marco. Ormai ti è andata a barzelletta. Non è a barzelletta. Tu sei grande chef, ma queste che arrivano qua sono quelle di mamma. Sì, beh, i piatti tradizionali. Che io saluto e continuo a salutare. I piatti tradizionali. Con grande affetto, perché hai fatto un figlio bellissimo. Bellissimo. Bello e bravissimo. Dai, un po' di tutto ci abbiamo messo. Bello e bravissimo. Allora andiamo a impiattare in questo modo. Lo sai che sta zucchina col pomodoro mi convince, hai ragione. La salsetta pomodoro la rende un po' più morbida. No, ma rende anche vicino all'originale, perché non me la ricordavo. Adesso l'ho vista, mi ricordo che era rossa. Ok, poi andiamo a mettere una grattatina, proprio leggera, un soffio di pepe. Ma noi il sale sulle zucchine non abbiamo messo niente. Non ce l'abbiamo messo per niente. Un okay. Filo di olio. Perché il ripieno comunque ha una bella caratteristica. Quindi, e adesso andiamo al nostro classico giusto. Abbinamento. E in questo caso andiamo. Dove, che regione siamo? In Liguria. Andiamo, bravo, che e con un vino freschissimo, minerale. Che è un vermentino, no? Pigato. Bah, grande vino. Pigato. Grandissimo vino. Pigato, questa nota salmastra, fresca, con le zucchine estive. Bravo. A noi. Bravo, buon appetito! Bravo, bravo Marco!